Prima pillola di educazione finanziaria. Cerchiamo di essere semplici, brevi e possibilmente utili, magari con qualche slide. Portiamo su. Eccola qua. Diamo anche un nome a questa serie, lo chiamiamo La Finanza e i Soldoni, che sembra simpatico, e partiamo proprio da zero. Pillola numero 0 si intitola Il campo dei miracoli. Pronti via? Chi è che ha bisogno di una dritta per investire? Questa domanda, che l'abbiate fatta o che l'abbiate ricevuta, sintetizza un po' l'idea comune delle persone nei confronti della finanza, del risparmio, ossia c'è qualche occasione, qualche opportunità, qualche lupo che ha informazioni privilegiate e soluzioni facili e veloci per fare soldi. In realtà questo tipo di domanda ci porta in un posto solo, che è il campo dei miracoli, un posto che si trova nel paese dei Barbagianni e nei pressi della città Acchiappa Citrulli. Perché questo paradosso? Questo paradosso perché in realtà affidarsi al consiglio di un amico, di un cugino, di un conoscente o di chi che sia per decisioni di finanza personale non è troppo diverso dal seppellire le proprie monete nel campo dei miracoli, sperando che cresca un magico albero di fiorini. In realtà, l'approccio alla finanza personale dovrebbe essere ben diverso. Le scelte di investimento non sono come quelle inerenti il film da guardare in televisione, il ristorante o quant'altro. Sono scelte importanti che dipendono dall'individuo e necessitano di una serie di componenti. Allora, che cosa ci serve per prendere delle scelte opportune? Ci serve una cosa che insegnavano gli antichi. Bisogna conoscere se stessi. Vedete qui c'è Venuti Salomon, il monito dell'oracolo di Delfi. Dunque, qualunque decisione di finanza personale deve basarsi su una approfondita conoscenza delle proprie esigenze, delle proprie preferenze e di tutto quello che riguarda le proprie caratteristiche individuali. Questa comprensione va coniugata con una conoscenza dei rudimenti della teoria finanziaria, in particolare su che cosa mette in relazione variabili come il tempo, il rischio e il rendimento, e proveremo in queste pillole a capire di che si tratta, e sulla base di questi due presupposti è facile capire se c'è bisogno di affidarsi a un consulente oppure se si può agire in modo autonomo. Quindi, proviamo a far scorrere un po' più la slide. Non c'è molto altro da dire per la nostra pillola zero. Se sembra troppo bella per essere vera, forse non lo è. Quindi, se qualcuno ci dà un'idea fantastica per investire i nostri soldi, forse non è proprio il nostro amico ed è preferibile concentrarsi sulle proprie conoscenze, guardare a se stessi ed acquisire un po' di rudimenti. Se vi sembra troppo poco come pillola zero, direi che possiamo passare la parola a due degli uomini più ricchi del mondo, Jeff Bezos e Warren Buffett. In particolare, c'è un celebre aneddoto nel quale Jeff Bezos, domanda a Buffett, che è probabilmente tra i più leggendari degli investitori, se la sua strategia è così semplice e se compra titoli pubblici e se è così di successo, perché gli altri non lo copiano? La risposta di Buffett sembra essere semplice. Perché nessuno vuole diventare ricco lentamente. Quindi l'idea è concentriamoci sulle basi, andiamo piano piano e partiamo da zero. Uno spoiler sulla prossima pillola riguarda il rischio. Con una metafora che ho già utilizzato in un altro video, possiamo dire che il grosso di quello che riguarda il rischio nella teoria finanziaria, è riassunto nel verso di una canzone famosa di Fabrizio De André, che dopo la parte poetica, a me ridi se non risponde, piangi forte se non ti sente, ci ricorda che dai diamanti non nasce niente e dalle tame nascono i fiori. Con questo semplice verso potremo capire qual è il senso del rischio e come questo ci aiuta ad una migliore comprensione della nostra finanza personale. Ma questo lo troviamo nella prossima pillola. Grazie per l'attenzione e buona giornata.